Buongiorno a tutti, se cominciamo a prendere voce, cominciamo. Allora, grazie, benvenuti a tutti, grazie per essere venuti così numerosi. Dico tanto quattro parole per presentare un po' chi siamo, chi ha organizzato questa serata e quali sono gli obiettivi, poi passo la parola a Guido Allegretta che modererà un po' questo incontro. Allora, questo incontro è stato organizzato da due realtà del mondo GLBTQI. La prima nuova proposta, diciamo, cioè io faccio parte di entrambe, per questo vado un po' a metà, però adesso parlo di nuova proposta. Una volta è un'associazione, diciamo, di dimensioni contenute, quindi un'associazione un po' sui generi, di donne omosessuali cristiane. Esiste da 20 anni a Roma, ovviamente non siamo, nessuno di noi, tranne una persona che è qui da 20 anni, e ha sempre avuto l'obiettivo di essere un po' una locanda aperta per tutte le persone omosessuali che sentissero di vivere un problema nel coniugare la propria fede, la propria necessità di vivere la propria fede, la propria spiritualità e l'omosessualità. Problemi sono derivanti da esperienze con la propria chiesa, con la propria religione, con la propria confessione, o anche altri tipi di problemi, esigenze di socializzazione, eccetera. Il nostro obiettivo è quello soprattutto di fare aiuto per appunto le persone omosessuali che arrivano, che hanno questo specifico problema. Quindi noi non siamo un'associazione, diciamo, tematica, lavoriamo su questo aspetto specifico, e l'altro di fare formazione ed informazione sul tema dell'omosessualità, ovviamente nei confronti di tutto il mondo, cristiano. C'è una gravissima carenza di informazione nel mondo cristiano, e quindi, diciamo, abbiamo cominciato a fare un po' questo percorso di stimolo, di punzecchiamento e di informazione. Per chi fosse interessato a saperne un po' di più, per cui non mi dilungo, abbiamo un sito che è www.nuovaprovostaroma.it, e lì troverete un po' tutte le nostre informazioni, il calendario degli incontri e un po' chi siamo e che cosa facciamo. L'altra realtà che ha organizzato insieme a noi questo incontro è We Have a Dream, che in realtà non è un'associazione, ma è un movimento spontaneo nato alla fine di agosto in occasione degli episodi di omofobia che sono accaduti a Roma, ma non solo, cioè soltanto a Roma. È quindi un movimento spontaneo sorto da alcune persone omosessuali, transessuali, intersessuali, che non si sono sentite in qualche modo di protestare e di riappropriarsi di uno spazio importante di protesta in occasione di questi episodi di omofobia. Appunto, come dicevo, qui alla Dream non è un'associazione, cioè sempre, anche in questo caso, se volete avere informazioni più specifiche, c'è il sito www.wehaveadream, scritto come tutto attaccato in inglese.eu. E ovviamente qui alla Dream forse avete avuto coscienza della presenza di questo movimento in occasione delle varie chiacchierate che si sono avute a Roma, ma non solo a Roma, a Milano, in Sicilia, eccetera, sempre per protestare contro l'omofobia. Poi dopo eventualmente Guido ci potrà dire anche qualcos'altro in più su via. Sull'obiettivo di questa serata noi ci siamo interrogati un po' su come trattare il tema della spiritualità. Noi di Nuova Proposta avevamo un po' la sensazione che questo tema fosse un tema comunque importante, a prescindere dal fatto che uno abbia fede o non abbia fede. Abbiamo sempre creduto in maniera sinceramente di non voler convincere nessuno, quindi nel senso l'incontro di oggi è un incontro molto sereno, in cui ci saranno quattro persone che poi vedete che si presenteranno a livello esperienziale, quindi senza dover giudicare qual è la migliore, ma proprio a livello di conoscenza. E siamo sempre stati molto convinti che la spiritualità sia un tema con cui tutti quanti noi in qualche modo dobbiamo fare i conti. Quindi sia chi poi decida che di non credere, sia chi decida invece di sentire dentro una fede e quindi di credere. Però ci interessava analizzare un pochettino le diverse esperienze attraverso quattro storie.
E quindi adesso senza rubare tempo ulteriore vi lascio la parola a Guido, Allegrezza e Simone Di Massimo. Ah sì, scusate, soltanto una cosa. Ci sarà una prima fase in cui si ascolteranno queste storie, una seconda fase in cui invece avremo un dibattito libero e poi alla fine non andate via perché abbiamo qualche cosa da mangiare, da bere per fare un po' di festa insieme. Passiamo davanti. Da una particolare sensibilità, se non all'appartenenza a questo mondo colorato, variegato, pieno di cose belle ma anche di cose molto tristi, che è la comunità delle persone LGBTQI, eccetera, eccetera. Però, siccome siamo ospiti in casa di qualcuno, se ci sono delle contrarietà che la bandiera sia in faccia da sfondo a questa serata, la possiamo togliere perché diciamo che il rispetto dovuto a tutti è una cosa molto saggia. Quindi vi chiedo se c'è qualcuno che ha delle difficoltà perché usiamo questa bandiera come di partenza, ce lo dice e la possiamo levare. Oggi è un giorno particolare, non a caso l'abbiamo scelto per confrontarci con questo tema della spiritualità e della relazione LGBT. È il giorno della memoria Shoah, quindi non useremo la parola locale. Sta insegnando che Shoah è il termine giusto, ovvero è la parola ebraica che significa sterminio, crimine, eliminazione, mentre l'olocausto tipicamente è un sacrificio di una certa portata che comunque è gradito a Dio, se io non vado a dare nelle interpretazioni di questo termine. E quindi io non penso che ci sia mai stato un Dio che possa gradire quello che è successo negli ultimi, diciamo nella prima metà del secolo scorso, e che poi è purtroppo continuato sotto altre forme fino ad arrivare oggi in paesi non necessariamente europei, nei quali per omosessualità si muore, proprio senza stare a fare distinguo, chi è come noi in altri paesi viene preso, incarcerato, processato e impiccato, schiacciato, lapidato, eccetera. Questo mi è venuto in mente semplicemente perché sono le forme più coerenti che ci sono in alcuni paesi islamici, però ci sono tante altre forme con cui le persone omosessuali, transessuali, intersessuali, eccetera, cioè possono essere perseguitate sul piano medico, sul piano psicologico, sul piano sociale, sul piano economico, quindi comunque rendere impossibile la vita a una persona della comunità LGBTQI è una cosa abbastanza.